Eccoci di nuovo qui e oggi vi propongo una scaloppina con i funghi surgelati, perché no? Pochissimi ingredienti, ma con quella cremina che... Proseguiamo. Ovviamente di carne possiamo scegliere, io ho scelto il maiale o la fetta di prosciutto. Però si può fare benissimo con il tacchino, che vengono anche ottime, e con il vitello, anche il pollo. Solo che con quello c'è il rischio che resti un po' stopposo. Però proseguiamo. Ci prepariamo la carne, i funghi surgelati, ogni tanto ci stanno anche questi. Gli odori, io ho scelto aglio, timo e rosmarino, l'olio extravergine d'oliva, sale e pepe e della farina. Metto un attimo da parte. Dobbiamo cominciare a battere la nostra carne un pochino, giusto per compattarla e ammorbidirla. In genere ci prepariamo una fettina a persona, poi se capitano un po' degli straccetti non importa, non li buttiamo, li facciamo comunque. Cominciamo a panare le fettine, quelle più grandi io ho fatto proprio il quadrotto. Facciamo aderire bene. L'eccesso lo facciamo cadere. Ce le prepariamo tutte prima, così nel frattempo riposa un po' la panatura, diciamo. Di norma dovremmo fare il rettangolino per bene, tutto tolto dai residui. Ma noi non ce ne frega, perché tanto siamo a casa, nessuno ci vede, dobbiamo solo mangiare bene. Proseguiamo. Io finisco lì. Adesso in una padella mettiamo un po' d'olio, lo facciamo diventare bello caldo e andremo a friggere le nostre scaloppine. Ecco, vedete, io queste che sono così le ho lasciate intere. Le mettiamo. Essendo molto sottili, cuoceranno subito, basteranno un paio di minuti per lato, 2-3 minuti per lato. Il fuoco chiaramente, se è bello vivace, ci aiuterà a sigillare la carne, a mantenerla morbida. Questi non lo dica nessuno, ma ci serviranno per le prove assaggio. In cucina si assaggia sempre, mi raccomando. Una volta rosolata, le poggiamo un attimo in un piatto. Adesso, con ciò che rimane, con l'olio, noi non aggiungeremo altro grasso. Ci prepariamo l'aglio. Pronto, soffrigge, e poi i funghi. Ovviamente mettiamo prima i funghi, li facciamo cuocere un po' perché essendo surgelati rilasceranno un po' d'acqua, ma poco importa, anzi.
A questo punto prendiamo le nostre erbe aromatiche. A me piace spezzarle con le mani, così tutti i sapori restano intatti. Abbondiamo con queste con questi odori, perché poi andrà ad insaporire anche la carne. Mettiamo il pepe. Un po' di sale. Io nella carne non ne ho messo per non far rilasciare i liquidi. E facciamo cuocere un pochino. Quando si saranno decongelati, mai scongelarli prima, mai, direttamente sul fuoco. Si sarà asciugata un po' dell'acqua, faremo cuocere un pochino e poi aggiungeremo la carne. Se non abbiamo voglia di farle in padella, quando prendiamo i funghi possiamo metterli, se usiamo questi congelati, direttamente nella teglia, così come ho fatto, anziché nella padella, nella teglia. Facciamo il letto di funghi, adagiamo la carne e direttamente in forno, 180 gradi, fino a cottura dei funghi sostanzialmente, perché la carne è già cotta. Adesso dobbiamo creare quella famosa cremina. Un pochino d'acqua e un cucchiaino di farina, quella che abbiamo utilizzato per infarinare. La mettiamo e la facciamo sciogliere. I nostri funghi sono pronti, questo po' di liquido ci serve. Aggiungiamo la pappettina, che poi non è pappetta ma è molto liquida. Guardate, si è già creata. Adesso abbassiamo il gas, mettiamo al minimo e posizioniamo la nostra carne. Sostanzialmente le due preparazioni devono solo insaporirsi. Le faremo insaporire una decina di minuti scarsi. Le mie guanciotte rosse vicino ai fornelli, purtroppo è così. E niente, ci vediamo dopo. E questo è il piatto pronto per essere gustato. Ragazzi, i profumi sono favolosi come sempre. La cucina molto casalinga come sempre. Io non aspiro a nulla di chissà che, solo condividere con voi ciò che io faccio da sempre. Noi ci vediamo alla prossima e buona serata.